piazza all'alba a Pagani. I carabinieri e la polizia stanno eseguendo un'ordinanza cautelare di custodia in carcere e sequestro di beni emessa dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia nei confronti di persone indagate per associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsione, tentato omicidio, intestazione fittizia di beni, autoriciclaggio, porto e detenzione illegale di armi, illecita concorrenza con violenza o minaccia, aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose. Contestualmente la Guardia di Finanza sta procedendo al sequestro preventivo di beni, quote societarie, conti correnti e rapporti finanziari nella disponibilità diretta e indiretta degli indagati sul territorio nazionale in Spagna. Per un valore complessivo stimato in circa 1 milione di euro. Andare.